Simona Ventura, tornata single dopo la lunga storia vissuta con Gerò Carraro, in un'intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, parla della nuova fase della sua vita ammettendo di essere cambiata profondamente negli ultimi 6 mesi. Sto vivendo una fase della vita in cui non voglio spine con nessuno. La verità è che negli ultimi 6 mesi sono molto cambiata, racconta la Ventura che rivela come, ormai, le visioni della vita su Eddie Gerò siano diverse in questo periodo. Quando una donna arriva così vicino a perdere un figlio, inevitabilmente cambia. Non in peggio, e non in meglio, ma cambia. Ora è come se volesse avere uno sguardo ancora più concentrato sui miei figli. Senza sentirmi in colpa, senza sentirmi dilaniata perché magari sottraggo del tempo a un rapporto che giustamente merita attenzione e dedizione, ha aggiunto la conduttrice che si sta godendo la sua splendida famiglia. Simona Ventura e le parole su Mara Venier che spiazzano. Simona Ventura è stata una delle protagoniste del nuovo appuntamento di CR4 La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti che non poteva non stuzzicare la conduttrice su argomenti alquanto delicati. Parlando della separazione da Gerò Carraro, Chiambretti le ha chiesto, quanto ha goduto Mara di questa separazione? La Ventura è lapidaria nella sua risposta, non so chi sia, non voglio sapere. Poi, però, aggiusta il tiro e quasi fa un passo indietro rispetto alla sua dichiarazione, no, non voglio sapere perché io le voglio bene. La dichiarazione è tuttavia apparsa più che chiara. Quella della Ventura è sembrata una chiara frecciatina alla Venier con la quale continua ad avere un rapporto molto complicato. Anche Signorini, presente in studio, dice la sua su questo rapporto e sulla rottura tra Gerò e Sinoma. Questo è un dolore personale mio, perché io voglio molto bene a Simona e a Mara, e devo dire che io molto spesso mi trovo tra loro con un piede in due scarpe, sono sempre molto imbarazzato. L'aggressione a mio figlio è stata uno shock. La showgirl ha aperto la nuova puntata di La Repubblica delle Donne in cui racconta la fine dell'amore con Gerò Carraro. Simona Ventura ha rivelato a Piero Chiambretti che il momento fatale della sua vita è stato l'aggressione a suo figlio Nicolò Bettarini, un evento che le ha portato un cambiamento di priorità. L'aggressione a mio figlio è stato uno shock. Lì sono cambiate tante cose. La prima cosa importante sono i figli, la seconda il lavoro. Mi sono resa conto che forse non sono la donna per Gerò. Tra noi rimane tanto affetto. Ho già avuto una separazione molto dolorosa e pubblica. Io e Stefano abbiamo sofferto, così come i nostri figli. Alfonso Signorini al fianco della conduttrice, dice però che nel mentre la Ventura conduceva Temptation Island, Gerò si trovava in barca con una donna, il loro avvocato. Notizia che non sembra turbare molto la conduttrice. Enrico Papi dovrebbe. Simona Ventura torna in TV ospite del salotto di Cancelletto CR4, La Repubblica delle Donne, il nuovo programma condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Rete4. La conduttrice, reduce dal grandissimo successo di Temptation Island, in queste ore è stata protagonista su Instagram dove ha lanciato una bella frecciatina all'ex naufrago Alessandro Cecchi Paoni. La conduttrice ha voluto in certo senso commentare l'esperienza di Cecchi Paone all'interno della casa del Grande Fratello VIP 2018 dove è stato quasi sempre al centro di polemiche e discussioni. Durante la sua permanenza, infatti, il divulgatore ha litigato sia con le Donatella Giulia e Silvia Provvedi,
ma anche con l'attrice Jane Alexander, il modello Elia Fongaro e Maria Monse. La Ventura, infatti, ha ricordato quando nel 2007 Cecchi Paone ha partecipato alla quinta edizione dell'Isola dei Famosi, generando anche in quell'occasione delle polemiche. Ripensando a Cecchi Paone in questi giorni, capisco che, tanta Rai, tutto scorre ma niente cambia. Buona serata, scrive La Ventura, che si riferisce all'atteggiamento di Cecchi Paone che durante quell'edizione dell'Isola non voleva fare le nomination. Simona Ventura, l'attacco di Enrico Papi. Intanto nelle ultime ore Simona Ventura è stata attaccata da Enrico Papi. L'ex conduttore di Sarabanda ha accusato Mediaset di riportare in televisione La Pupa e Il Secchione, ma con dei conduttori diversi. Intervistato da Blogo, il conduttore ha detto: "È sbagliato". Poi, rivolgendosi a Simona Ventura, tra le papabili conduttrici della nuova edizione, ha detto: "Non penso che Simona possa accettare di condurre un programma fatto da me. È come se io volessi fare l'Isola dei Famosi. Lei è bravissima nei programmi con le persone famose, ma La Pupa e Il Secchione l'ho inventato su misura con Simona Ercolani. Non c'è niente da inventare, è solo da rifare qualcosa ideato da altri. Anche i Pupi e Il Secchione li avevamo già proposti noi a Mediaset. È proprio sbagliato, è come quando Mammucari ha rifatto Sarabanda, un altro programma nato con me. Non ero solo il conduttore, ma il creatore. È un errore. L'amore con Gerò Carraro". Oltre al successo professionale, Simona Ventura in questo periodo ha attraversato anche una forte crisi con il compagno Gerò Carraro. La conduttrice, infatti, intervista dal settimanale Oggi, ha raccontato di essere arrivata ad un punto di arrivo dopo 8 lunghi anni d'amore: "Negli ultimi mesi ci capivamo sempre meno. Probabilmente io non ero più la donna per lui e lui l'uomo giusto per me", ha detto la conduttrice, che dopo il terribile incidente in cui è stato coinvolto il figlio la scorsa estate, ora vuole concentrarsi di più sulla famiglia, ora è come se volesse avere uno sguardo più concentrato sui miei figli. Anche Gerò Carraro si è espresso in merito alla fine della storia con Simona Ventura: "Siamo arrivati insieme a capire che era arrivato il momento di guardarci negli occhi e decidere come portare a termine i progetti che avevamo intrapreso, ribadendo che continuerà ad esserci sia per Simona che per i figli". Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.